aspetta un attimo, allora. Partita. Gira. Vai. Allora, ripartiamo su questi video che noi stiamo facendo adesso relativi a una rassegna stampa che è la nostra consuetudine dopo che abbiamo presentato una denuncia che si dovrebbe vedere qui nel sito, perché l'abbiamo fatta prima di denunciare e adesso stiamo per concludere il nostro intervento. Ripartiamo perché probabilmente è successo qualcosa nella videocamera. Allora, il quotidiano Libero dà delle informazioni anche abbastanza forzate, però sono informazioni molto importanti e queste informazioni ci permettono di capire in maniera veramente inoppugnabile che noi abbiamo al governo dei cialtroni, dei cialtroncelli presi a caso, degli oppure, incapaci, sì, presi a caso o presumibilmente nemmeno tanto a caso, ma insomma secondo selezioni che poco hanno a che fare sul valore intrinseco delle persone che partecipano a questo governo. Tra l'altro ci sono delle damazze, delle ragazzotte che non hanno precedenti, no, non hanno dei precedenti, cioè non è gente che arriva al governo sulla base di precedenti. No, non vogliamo dire che siano delle ciucciacazzi professioniste. Sì, sì, professioniste. Ma comunque. In quel caso lì la professione bisogna saperle fare. È anche onorevole. Sono cose che si bisogna saper fare. Queste non credo siano in condizione di fare queste cose. Lo diciamo perché bene, a compendio di quello che abbiamo detto nella presentazione della denuncia che abbiamo fatto, perché è indicativa, è una denuncia quella che abbiamo fatto, che sta indicando come tutti i dati storici ed economici concorrono nel dire che tutte le operazioni che sono state fatte almeno negli ultimi 30 anni in Italia sono tutte operazioni che si sapeva perfettamente cicliche, avrebbero portato cicliche alla distruzione dell'economia, quindi noi dobbiamo dedurre che coloro che l'hanno fatto erano intenzionalmente portati a distruggere l'economia italiana. Lo sappiamo. Non a caso va ribadita anche l'informazione che viene sempre sottaciuta o minimizzata o addirittura stravolta, è che l'Italia comunque da 2500 anni è lo Stato e la nazione più ricca al mondo. Esattamente, non è mai fatto forfè, non è mai andata fallita. Mentre la Germania, la grande Germania, è fallita 4 volte. Solo nel Novecento. Oh, altra cosa che dobbiamo far vedere è questa. Demenziale questa affermazione. Allora, questo è, mi pare che sia, il Messaggero di domenica 20 luglio. Allora, noi abbiamo sempre sostenuto, e io da parte mia da circa una quarantina d'anni, che il sistema si basa soprattutto sulla disfunzione della giustizia. Perché? Perché dove la giustizia non garantisce, la giustizia intendendo per tutto il corpus dei magistrati e del sistema stesso giudiziario, non garantisce rapidamente la sentenza, a volte si può anche sbagliare, ma è il sistema, è tutto rallentato. Se io cittadino, no, sclerotizzato è peggio. Esattamente. Se io cittadino so perfettamente che è molto difficile che possa avere giustizia, ma arrangio per conto mio, come minimo. Quindi dove non funziona la giustizia, comanda la malavita, punto e basta. Allora, in questo caso, non solo, ma poi... No, ma incredibilmente la malavita che assume il ruolo di difesa dell'interesse costituito. Esattamente, come ci insegna Il Padrino, l'ottimo grande film tratto di Mario Puzo. Esattamente, tratto da quel bellissimo libro che espone dove non funziona
la magistratura, la giustizia, funziona la malavita. D'altronde noi sappiamo perfettamente che molte sono le interrelazioni tra questa magistratura e la malavita stessa. No, ma fra la malavita e il governo, il Parlamento, le massime istituzioni. La malavita, la massoneria, la massomafia e questa magistratura, che non a caso è l'unica magistratura al mondo che non è possibile condannare e sanzionare i propri errori. Allora, più di così io non so che cosa devo dire, cioè, capito? Se noi l'immunità dicessi... non parlamentare, l'immunità di casta, ma della magistratura è una cosa folle. Esattamente. Cioè, chi gestisce la legge è fuori dalla legge, esatto. È una cosa incredibile. Cioè, chi gestisce la legge deve essere dentro la legge e succube della legge. Deve essere il primo a osservare la legge, anche a proprio danno. Quando andremo al potere noi, la prima cosa che faremo è il procedimento di verifica dell'operato a consuntivo. Esatto. La prima cosa che faremo, cioè chi va al potere, chi gestisce il potere, deve essere immediatamente represso se sta facendo delle cose illegali e in danno della nazione e dei cittadini, e perseguibile per legge alla fine del suo mandato. Oh, quest'altro un altro articolo interessante è un articolo del Corriere della Sera dove si denuncia un fatto importantissimo, che cioè che a usufruire del welfare è una minima parte della cittadinanza. No, bella questa dei jet, l'hai detta? È boom di richieste per i jet privati, soprattutto grandi. È naturale. Cioè, quella separazione dicotomica, diciamo, a tendenze centrifughe fra la ricchezza distribuita e l'arricchimento smodato dell'empireo. È sempre così, la storia dell'umanità è sempre la stessa. Che volevo dire, se il 7% della popolazione brucia il 50% del welfare, è un discorso che riguarda la corruzione del sistema stesso. Non è possibile una cosa di questo genere. Il welfare, cioè la giustizia sociale e l'assistenza sanitaria di chi ha bisogno, dovrebbe essere il primo principio fondamentale di una società giusta. Una società sociale. In una società invece dove esiste il privilegio, la sperequazione. Esatto, si scarica anche sul welfare, e quella è la conclusione a cui volevamo arrivare. Poi l'ultima cosa, mi pare, di questo l'abbiamo già dette tutte quante, invece vale la pena di poi in chiusura di ricordarci, sì, faremo vedere queste cose, non lo far vedere dopo, sì. Allora, vedere dopo. Questo regina, sì, facciamo vedere dopo. Allora, fermo restando che oggi ben pochi sanno che cosa rappresenta e che cosa significa l'articolo 18, e bisogna che voi ve lo andate a vedere, cari amici, noi diciamo che l'articolo 18 compendia 200 anni di battaglie e di lotte che sono costate veramente lacrime e sangue, non in quanto battaglia per il riconoscimento di certi diritti fondamentali del lavoratore in quanto tale, ma battaglia per la giustizia sociale, perché il lavoratore, ancorché sottoposto, ha gli stessi diritti di chi non lo è, di chi lo comanda. E allora, come cittadino, quanto equità fra cittadini. Esatto. Allora, qual è il significato dell'articolo 18? Andatevelo a vedere. Il significato dell'articolo 18 è uno solo, è che puoi ricorrere alla giustizia tal quale il cittadino normale, per un qualcosa che riguarda la sua attività di vita normale, puoi ricorrere, perché è lo Stato che interviene nelle questioni di lavoro, nei rapporti di lavoro, se no è schiavitù, se no è schiavismo. E eliminare l'articolo 18 significa ripristinare la schiavitù,
va bene, che non c'era nemmeno ai tempi dell'antica Roma, perché lo schiavo dell'antica Roma era un individuo, era un cattivo, era un catturato, era trattato benissimo, no, ma era un catturato, sì, no, era varie... anche un uno, anche per debiti, reso per anche debiti. Sì. Però era trattato bene il suo trattato. Se noi consideriamo che buona parte degli istitutori erano, cioè, liberti, dei, dei filosofi, invece, erano liberti, erano, liberi, ma prima i liberti erano schiavi, ed essendo schiavi facevano la funzione, di istruttori di educazione della generazione futura, della prole, della generazione futura, di comando. Esattamente, esattamente. Quindi questa è una schiavitù che ricorda molto lo schiavismo che gli anglosassoni hanno fatto nei confronti dei negri. No, 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 gli anglosassoni erano solo gli operatori economici. Vabbè, ecco. I mandanti sappiamo bene da dove venivano. Erano sempre gli stessi. Erano sempre gli stessi, che sappiamo. Adesso abbiamo due ultime cosette da leggere. E che riguarda... Senti, perché? Perché facevano business. A quelli gliene frega un cazzo della moralità del business. Ma quale moralità? A quelli interessa il business, quanto rende. Esattamente. Lo share che rende. Quanto costi? Esattamente. Allora... Poi si ammazzano, vendono gli organi dei bambini in giro, fanno le malattie fasulle e ti vendono gli antidoti per farti guarire le malattie fasulle. Che cazzo gliene frega loro? È business. L'operazione Ebola, ad esempio, è chiara. Cari amici, state ben attenti che vi troveranno il modo di far acquistare dal nostro Ministero della Salute il vaccino, un milione di vaccini contro l'Ebola. Allora, aspetta, mi sono sbagliato per difetto. 10 milioni, 10 milioni, come ha fatto il per ministero per la AVI, per la Viaglia, quando era ministro tale Storace, certo, che l'hanno fatto appositamente per queste operazioni. Adesso questo è sono le ultime due battute del Air Strategic Alert, cui noi vi consigliamo di rivolgerci, perché sono le più informazioni più anticipate che ci siano sul web, e sono tutte legate al movimento di Lyndon LaRouche. Vi ricordo questi nomi perché sono importantissimi. Ricordiamo che Lyndon LaRouche è un americano, sì, esule in Francia. Adesso in Inghilterra, in Germania. Ah, vabbè. Che è scappato perché sennò in America lo carceravano. Il paese democratico per eccellenza. È stato più volte, tra l'altro, come candidato. Quando dici delle cose eretiche che rompono il cazzo e che sono fondate, vai in galera negli Stati Uniti. No, ma aspetta. Va detto che le galere negli Stati Uniti dal 71, che c'avevano 400.000 prigionieri, nel 2010 c'avevano 2.800.000 prigionieri. Allora, tanto perché? Vero che... perché sono privati. Sono perché privati. Sono privati. I gestori delle prigioni, basta avere una prigione, tutti presenti, prendi la concessione governativa e fai come cazzo ti pare. Esattamente, non solo, ma voi ricorderete sicuramente tutti il quei paese casi della democrazia, sì, no? Di inquinamento del sangue, da cui alla fine si risalì con... Io sono stato uno di quelli che se l'è beccata. Ci furono 12.000 italiani colpiti e 1.000 morti, che non hanno mai avuto giustizia. Che sangue era? Era il sangue preso dai carcerati di drogati. Drogati e carcerati con l'IDV, presi per favorire la campagna elettorale di Clinton. Tant'è vero che quello che ha preso questo sangue era un sostenitore di Clinton, proprietario di alcune carceri negli Stati Uniti. Questo sangue poi andò in Canada, dove inquinò moltissime persone, e poi è passato in Italia, dove vi ho detto la questione l'hanno insabbiata tranquillamente, erano coinvolte moltissime aziende farmaceutiche. Avevano messo una cassa di fondo per il risarcimento dei danni, hanno detto qualche settimana fa che sono finiti i soldi. Ah, appunto. Comunque, siccome avevano fatto in modo di scaricare tutto sullo Stato, cioè gli stessi danneggiati erano quelli che poi indirettamente avrebbero pagato, perché doveva pagare lo Stato, non dovevano pagare le industrie farmaceutiche che avevano messo in vendita sta roba. Quello che comunque l'abbiamo detto da noi è importante. Cioè, la comunità europea condanna lo Stato perché è inadempiente e pagano gli cittadini. Esattamente.
classico. Ricordiamoci allora che cos'è Air Strategic. Strategic Independent Advisor, vi consigliamo di andarcelo a cercare, Air Strategic Alert, perché ci sono tutte le informazioni, allarmi strategico di prima mano aeronautico. Allora vi leggiamo due cose. Air Strategic, due cose per oggi. Air dell'aria, top, no, air, è air, aria, aria. Questo è air, è l'abbreviativo della dell'associazione di Lindon La Russa. Ah, ok. Allora, questo è più importante, la presidente Fernandez de Kirchner, il BRICS ha creato un nuovo ordine globale e l'Argentina ne fa parte. Per allora, fortuna, per meno signori, male. Per questi signori, il 22 applaudiamo luglio... Applaudiamo all'evento. Esatto, allora, il 22 luglio, ma viene automaticamente così, ormai l'America e i suoi satelliti sono isolati. Il 22 luglio l'infame giudice Thomas Grisa ha respinto una richiesta di sospensione della sua precedente sentenza che intima all'Argentina di pagare gli avvoltoi dei fondi speculativi. Allora, due cose. Intanto le normative che stanno mettendo a livello internazionale, di cui io ti ho dato tutta quella roba lì, la normativa prevede che a livello internazionale la composizione dei conflitti avvenga attraverso delle, non una corte di giudici, ma attraverso enti privati di conciliazione, e questi enti privati sono le maxi agenzie finanziarie, di avvocati americani, i quali daranno sempre ragione alle multinazionali e alle finanziarie. Allora questi se le prenderanno in culo, perché la Kirchner li ha fregati, perché la Kirchner dice non vuoi trovare una dilazione, te l'ho chiesto, non ti ripago. E con il senso, io ho fatto lo stesso con un creditore che avevo, un ente che mi chiedeva dei soldi in maniera abnorme di un debito, di una carta di credito. Questo insiste, ho detto guarda, io ti pago con delle rateazioni allungate. No, assolutamente no, allora gli ho detto non ti pago più. Il discorso si è chiuso, perché gli ho scritto chiedendo, vuoi avere i soldi, mi documenti tutto dall'A alla Z, dal momento in cui io ho aperto il conto, che tu hai diritto di avere quei soldi. Non mi hanno più chiesto niente, quindi la Kirchner fa la stessa cosa. Non li vuoi come te li propongo, io non te li darò più. Tant'è vero che adesso leggiamo che cosa è stato detto. Il giorno dopo la presidente argentina Cristina Fernandez de Kirchner ha dichiarato che il suo governo negozierà con i fondi ma non capitolerà. In un discorso pronunciato in provincia di Buenos Aires, la Kirchner ha chiarito che l'Argentina si sente rafforzata dal sostegno che viene dalla riunione dei BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, e soprattutto dalla nuova realtà globale che è stata delineata a quell'incontro, che ha gettato nel panico il cuore dell'impero britannico e gli avvoltoi dei fondi speculativi che controlla l'impero britannico. L'incontro delle nazioni del BRICS con le nazioni dell'America del Sud, ha aggiunto, e l'emergere di queste nazioni che sono nella migliore posizione per affrontare la situazione attuale, significa riformulare un nuovo ordine globale, per cui il loro ordine è finito, l'ordine degli usurai è finito, loro se ne devono rendere conto, è inutile che loro cercano di rompere l'accerchiamento ammazzando un po' di palestinesi, non gli risolverà niente, è inutile che diano di siriani, che diano la carica o di ucraini, esatto, sotto il culo degli islamisti dell'ISIS eccetera, non bastano questi per rompere l'assedio, capito? In cui l'Argentina è e sarà presente, ci sono nuovi attori che non vogliono metterti al tappeto, ma vogliono cooperare per vedere se insieme riusciremo a riavviare questa grande macchina che è il mondo. Questo l'ha detto Cristina Kirchner. Il presidente Kirchner si è detto orgoglioso di aver firmato un ampio accordo strategico con la Cina. E dove vanno questi? Durante la visita del presidente Xi Jinping il 18-19 luglio, ci è andato immediatamente il presidente cinese, ha detto guarda, i soldi te li do io,
C'ha 14.000 miliardi di dollari, che sa che cazzo farci? Fornendo i dettagli di accordi siglati. Gli investimenti cinesi saranno nelle infrastrutture, nell'energia nucleare, i trasporti e altri settori. Durante la visita i due presidenti hanno sottolineato il loro punto di vista comune su altre questioni cruciali, inclusa la riforma del sistema finanziario globale. Quindi tutti quelli che cianciano, che dicono che la Cina è d'accordo con gli americani e tutto, sono campate per aria, perché non possono, al momento del dunque, se c'è uno scontro per aria, lo scontro avviene comunque. E io ricordo sempre che Cesare e Pompeo facevano parte della stessa cricca, essendo tutti due in Senato. Al momento opportuno, nel momento si sono in cui lo scontro politico a posizionare era su inevitabile, è diventato un macello. Certo, si sono dovuti posizionare diversamente. Tra Cesare e Pompeo, che è durato una ventina d'anni, è stato un macello per l'impero romano. Capito? Ecco, proseguiamo, andiamo avanti. Sempre su questo argomento, l'Argentina non farà default, ha insistito, ma negozierà coi fondi ai nostri tempi. Anche perché gli stati non possono fare default. No, ma infatti, come abbiamo detto anche poco fa. L'Argentina non farà default, ha insistito, ma negozierà coi fondi ai nostri termini, che non sono assolutamente capricciosi. La Presidente argentina ha chiarito che il vero scopo dell'attuale offensiva dei fondi speculativi è impossessarsi degli asset strategici e delle risorse naturali dell'Argentina, come stanno facendo, quando già fatto, lo stanno facendo con l'Italia, con le grandi riserve di gas d'argilla e di scisti bituminosi a Vaca Muerta. Ha citato, senza farmi il nome, un presidente straniero che l'ha messo in guardia dal fatto che gli avvoltoi della finanza non sono interessati a riscuotere 2 o 3 miliardi di dollari, ma vogliono tornare alla situazione in cui l'Argentina pagava in risorse naturali perché non aveva soldi, né più né meno di quello che quelli stanno facendo per il tramite di questi cialtroni del governo Renzi con il popolo italiano. Punto e basta. Quindi è vero che a cui la Spagna ha detto basta. Esatto. Allora è vero che